Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi voglio parlare di un dottore, di un giudice e di un consigliere, ma scopriamo chi sono dopo la sigla. Nuova puntata di Ask the Wine, il vlog dove rispondo alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Come fare per farmi una domanda? È semplicissimo, basta scrivere nei commenti sotto i video piuttosto che sulla pagina Facebook o al canale Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione, un vostro commento con l'hashtag Ask the Wine. Io lo andrò a intercettare e appunto risponderò nei vari vlog che faccio solitamente la domenica. Vi ricordo che mentre starete vedendo questo video io sarò di ritorno dal Vinitaly, sarò appunto al Vinitaly con Onav Modena. Settimana prossima vi parlerò di che cosa mi ha colpito della manifestazione e magari qualche curiosità che avrò intercettato girando fra i vari banchi. Fate le varie premesse, partiamo con l'argomento di cui vi parlavo prima della sigla, e cioè appunto questi tre personaggi: il dottore, il giudice e il consigliere. In realtà sono tre metafore di tre figure molto importanti del mondo del vino, che sono l'enologo, appunto il dottore, l'assaggiatore di vino, il giudice, e il consigliere, il sommelier. Le persone magari meno esperte a volte tendono a confondere le tre figure, quando invece queste fanno attività molto diverse e anche se complementari all'interno del grande panorama del vino. In realtà non c'è un discorso né di merito né di bravura, quindi non è che uno è più bravo dell'altro o è meglio dell'altro, ma in realtà sono tutti allo stesso livello, perché proprio perché svolgono attività e compiti completamente diversi. E questo video vi aiuterà a scoprire quali sono le differenze fra le tre figure. Partiamo come prima figura dal dottore e quindi dall'enologo. Perché gli ho assegnato all'enologo la metafora del dottore? Beh, è un dottore nel senso che è una persona che ha studiato molto per diventare enologo. Infatti ha seguito dei corsi universitari, che si fanno appositamente, e quindi ha approfondito molto la sua conoscenza nel mondo del vino al fine di appunto essere colui che crea un vino. Di fatto lui è l'ideatore, è colui che è dietro alla bottiglia che voi state degustando magari con i vostri amici piuttosto che a un bel pranzo. Questo è dovuto al fatto che lui studia appunto i vigneti, l'ampelografia dei territori, le tecniche di cantina, e facendosi aiutare anche da altre figure professionali come ad esempio gli agronomi, va a creare un vino sulla base di una identità che gli si vuole assegnare. Se dovessi fare un paragone, magari un po' più fruibile, si potrebbe pensare al profumiere, al naso dei profumieri. Quindi il naso crea appunto il profumo, la fragranza, così come l'enologo crea la bottiglia, o meglio il vino contenuto all'interno della bottiglia. Non vi spaventate, quando parlo di creare non si parla di utilizzare chissà quali, diciamo, artifici. Nella realtà è manovrare, utilizzare appunto le uve con, non so, fermentazioni piuttosto che eliminazione di bucce prima o dopo un determinato momento, o affinamenti vari, in modo che appunto il prodotto finale risulti quello che effettivamente la cantina vuole ottenere, e il prodotto che poi andrà a vendere al pubblico. Tutte le cantine più famose, ma ormai anche quelle più piccole, si avvalgono appunto dell'enologo per andare a fare prodotti qualitativamente migliori e più studiati, e quindi più anche apprezzabili per la loro clientela. L'enologo in realtà è una figura che nasce quasi con la creazione stessa del vino, perché di fatto quando si è passati dalla appunto fermentazione casuale a quella voluta dall'uomo, già allora c'erano delle persone che si dedicavano a studiare come rendere il vino più appetibile per chi poi lo doveva bere. Poi diciamo che l'enologia moderna, diciamo, è più recente, comunque siamo già
dopo il Settecento probabilmente si parla già di figure estremamente dedicate al mondo del vino, soprattutto in Francia ma anche in Italia. Poi ovviamente si sono creati anche i corsi universitari appositi nei quali ci si può iscrivere per diventare enologi. Non è sicuramente un compito facile, perché appunto gli anni di studio sono veramente tanti e in realtà, come già dico sempre, anche in altre occasioni, non si smette mai di imparare su questo mondo. Quindi enologo, il dottore. Adesso passiamo invece alla seconda figura, che appunto è il giudice, che è l'assaggiatore di vini. E parlando del giudice e di assaggiatore di vino, gioco in casa, perché io faccio parte proprio di questa categoria. Quindi, perché ci definiamo giudici? Ci definiamo giudici in quanto, da quando è nata l'associazione ONAV nel 1951, o meglio da quando è stata riconosciuta circa una trentina d'anni più tardi, nel 1981, da parte appunto della Repubblica Italiana, abbiamo un compito, che è quello di valutare il vino. Valutarlo in che termini? Faccio un esempio, tanto per modo che capiate in maniera molto veloce. Quando ad esempio c'è da definire una nuova DOC, quindi un insieme di cantine che propongono il riconoscimento di una DOC, di una denominazione di origine controllata, la commissione che valuta la richiesta e i campioni è composta per metà da enologi e per metà appunto da assaggiatori di vino. E questo vi fa capire qual è il ruolo importante che noi abbiamo all'interno di questo mondo. Di fatto seguiamo un corso che ci abilita, siamo registrati in un apposito albo e quindi siamo a tutti gli effetti riconosciuti per questa attività. Siamo giudici appunto perché valutiamo i vini, ma li valutiamo non in termini di assolutezza, cioè è il più buon vino del mondo. No, assolutamente. Questo perché? Perché sarebbe inutile. Perché sarebbe inutile? Perché si parla di gusti personali. Se vi mettessi davanti tre bottiglie, una di Barolo, una di Cannonau e una di Montepulciano, prendendovi le tre massime espressioni di tutti e tre i vini, che prenderebbe probabilmente per le nostre schede di valutazioni il massimo punteggio, in realtà la vostra preferenza su uno rispetto che su un altro sarebbe meramente dovuta al gusto personale. Quindi di fatto noi ci fermiamo un gradino sotto, che significa, partendo dal fatto che un vino appartiene a una determinata famiglia o categoria, ad esempio è un Lambrusco, è un Montepulciano, è un vino rosso da tavola semplice, dobbiamo definire quanto si discosta dal miglior vino della sua categoria. Quindi, detto che noi abbiamo una scala che va da 0 a 100, dove 100 è il vino perfetto di quella categoria, noi andiamo a misurare quanto quel vino si discosta dal 100, quindi dal valore massimo. A quel punto si possono fare dei confronti a parità di vino, che effettivamente hanno più senso, perché se devo paragonare due Barolo piuttosto che due Cannonau piuttosto che due Montepulciano, nell'esempio che facevo prima, ecco che non è più un discorso solo di gusto personale, ma è anche un discorso di valutazioni che riguardano, in base alla scheda ONAV, tre caratteristiche fondamentali, che sono appunto la parte di colore, quindi la parte visiva, la parte olfattiva e la parte gustativa. Ecco che appunto in questa maniera andiamo a valutare gli aspetti, diciamo, più oggettivi, in maniera più oggettiva possibile, in quanto riguardano caratteristiche proprio del vino e non, diciamo, il nostro gusto personale. Quindi giudici del vino. Finito con i giudici, passiamo al consigliere e quindi alla figura del sommelier. Sommelier uguale consigliere. Perché dico questo? Perché appunto consiglia il vino a chi poi lo deve degustare. Infatti, se vi è capitato di andare in qualche ristorante, ormai anche non, neanche più stellato, perché anche adesso ristoranti magari diciamo non stellati hanno questa figura al proprio interno, mi sarà capitato di vedere queste figure che appunto vi consigliano quale vino abbinare con le pietanze che andate a scegliere dal menù. Ecco che appunto la figura del sommelier è quella di un gestore della cantina, ma non gestore come nel senso dell'enologo, cioè gestore che produce il vino, quanto colui che
tiene in ordine, fra virgolette, una cantina, andando a scegliere per conto di chi appunto possiede quella cantina, che può essere un ristorante, un hotel, oppure anche una persona molto facoltosa che se lo può permettere, appunto va a scegliere i vini che poi saranno utilizzati nelle varie occasioni, quindi non so, pranzi piuttosto che aperitivi, piuttosto che occasioni speciali. Lui andrà a tener conto appunto degli abbinamenti e anche dei gusti personali di chi possiede la cantina stessa. La figura del sommelier è una figura anche questa molto antica, già nell'antico Egitto c'erano delle figure che appunto aiutavano i vari notabili, quindi il faraone piuttosto che gli alti dignitari di palazzo, a scegliere il vino più adatto al pranzo oppure al piatto che stavano degustando. Anche nel Medioevo ne troviamo riscontro, nelle varie corti anche successive, e fino ad arrivare poi al vero e proprio sommelier, che in realtà ha una origine come nome un po' più particolare, in quanto deriva dalla soma, cioè quindi dal trasporto che veniva fatto del vino sugli animali da soma, quindi sugli asini. Questo perché? Perché in realtà era una persona molto importante, molto riconosciuta all'interno delle varie corti, ma anche dentro agli eserciti, piuttosto che, soprattutto quando ci sono state le varie spedizioni alla scoperta del Nuovo Mondo, appunto all'interno delle spedizioni, perché era colui che si doveva occupare della scelta del vino, che all'epoca, ricordiamo, non era solo un piacere degustativo, ma era anche un vero e proprio cibo. Infatti serviva ad esempio nelle lunghe traversate di mare per poter permettere di bere, in quanto il contenuto di alcol lo preservava dai problemi che poteva avere l'acqua normale, e oltretutto aveva anche l'effetto inebriante, che ovviamente faceva un po' dimenticare le avventure che i vari marinai si trovavano ad affrontare. Il mondo effettivamente era un po' diverso, non c'erano gli aerei e fare un lungo viaggio via mare era molto pericoloso. Quindi dicevamo appunto il sommelier, figura nata, diciamo, i suoi progenitori nell'antico Egitto, trova riscontro come appunto figura all'interno delle corti, e si arriva di fatto agli inizi dell'Ottocento, dove diventa appunto una figura dedicata alla gestione della cantina, quindi viene anche proprio qualificata a livello professionale, e di fatto diventa una figura che poi segue principalmente il mondo della ristorazione. Era andato un po', diciamo, in disuso prima del secondo dopoguerra, dopo il secondo dopoguerra ha ritrovato una nuova spinta, e infatti oggi troviamo diverse persone che si occupano di questa attività. Attività che riguarda non solo il vino, ma anche il cibo. Difatti un buon sommelier è capace appunto di abbinare al piatto il vino più corretto. E con la puntata di oggi abbiamo quindi scoperto queste tre figure del mondo del vino: il dottore, cioè l'enologo, il giudice, l'assaggiatore di vino, e il consigliere, il sommelier. Piccola nota per i più esperti: ovviamente ho molto semplificato l'argomento, tutte e tre queste persone fanno molto di più di quello che ho raccontato, però mi serviva per dare un'idea a chi è meno esperto, appunto per non fare confusione e non confondere i termini. Inoltre, altra cosa che tengo a sottolineare, che ho già anticipato nella premessa, è che sono tutte e tre assolutamente titolate per parlare di vino, non ce n'è uno più bravo o meno bravo, la differenza la fa ovviamente le caratteristiche di ognuno, cioè la voglia di imparare, la voglia di poter capirne sempre di più, e la voglia anche di studiare sempre cose nuove, perché come ho detto sempre, il vino è un mondo sterminato e ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Detto questo, vi ricordo che se avete comunque qualche altro dubbio, qualche altra domanda da farmi, anche inerente agli argomenti di cui abbiamo parlato oggi, Ask the Wine sotto questo video, piuttosto che Facebook o Instagram, vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Ask the Wine e con Francesco su The Wine Channel.